Allora, signor Giorgio, buongiorno. Io direi di, visto che siamo distanti, io tengo la mascherina, ma tu toglila, dai, se no, altrimenti tanto siamo distanti. Ho già una maschera naturale, Finestre aperte, quindi ho già dai, una maschera no, naturale. non corriamo rischi, insomma, almeno un minimo, insomma. Senti, beh, io direi di iniziare tra il weekend, sabato e domenica, il 1º maggio, che insomma, io ho parlato un po' con qualche operatore, ho fatto diversi giri, ho un po' di riprese, insomma, c'è stato un notevole afflusso di persone, tra l'altro una clientela, se vogliamo, anche un po' diversa dal solito, nel senso sono arrivate anche da altre città, da Verona, quindi ho sentito che in realtà invece in altre località tipo Jesolo non c'è la stessa, diciamo, affluenza di turismo e quindi, diciamo, sotto questo aspetto direi che cominciamo il mese di maggio in maniera un po' positiva. Ma sai cosa Andrea? Sì, effettivamente abbiamo un turismo diverso, non c'è dubbio su questo. C'è stata molta questa grande confusione, in qualche maniera anche supportata da delle associazioni di categoria a livello sovracomunale, in cui apriamo il 15, apriamo il 15, ben sapendo che non c'era quest'anno questa chiusura come l'anno scorso. Detto questo, che oggi abbiamo detto 20.000 volte, vive soprattutto di escursionisti. È chiaro che la gente con questo Covid, che è una cosa di per sé molto grave, cioè preoccupante, lo sappiamo tutti, quando può muoversi, non vedo l'ora di muoversi, ma arriva nelle mete che prima magari non considerava con la giusta attenzione e nella giusta misura. L'anno scorso ci ha aiutato il Covid, mi rendo conto di dire quasi una contraddizione se vuoi, però è vero, perché così ha fatto riscoprire tante persone gli investimenti fatti nel nostro litorale, molto importanti, con la qualità dei servizi e di quant'altro, insomma, che sono evidenti. E quindi poi magari si è anche propagata questa eco favorevole, però vale sia che non sono tanti padovani, banalmente, noi, non, diciamo tutti i padovani, ma anche altri hanno cominciato ad apprezzare questo nostro litorale. Quindi effettivamente, pur essendo stato un tempo meraviglioso, però la gente aveva voglia di venire fuori e le nostre spiagge, meno male, danno dei servizi di qualità. Speriamo sia un preludio positivo, ma non solo per la spiaggia, Andrea. Mi auguro che tanto le vaccinazioni vadano avanti con questo ritmo serrato, la gente abbia questa sensibilità e capisca l'importanza anche di Ma anche il vaccinarsi. centro storico che ho già lavorato bene, eh. Anche i ristoranti, Questo il tempo, anche se era un tempo un po' incerto, comunque. è molto importante, quindi questo fa sperare che ci sia una ripresa dell'economia, ovviamente non solo balneare, no? Ma di tutte quante, che se stiamo bene tutti, Andrea, stiamo bene tutti. Quindi Certo, questa è un po' la certo, logica. Ci fa ben sperare, certo. Hai questo qualche altra notizia sicuramente. positiva da dare No, da sai cominciare cosa? No, ho questa mattina? visto l'altra sera un po' di Consiglio Comunale, nel Consiglio Comunale un po' di provvedimenti che in qualche maniera riguardano la spiaggia, che poi è legato poi al regolamento del demanio, che ha subito un ticket. Sono due cose interessanti questo regolamento, tra le altre cose che sono state fatte. Una riguarda gli animali in spiaggia. Tu sai che ci sono le spiagge che hanno la possibilità di ospitare gli animali d'affezione, questo poi è una legge regionale. Dove c'è un aspetto che noi abbiamo sollevato, ma se è una spiaggia che non vuole avere gli animali d'affezione dentro, per una serie di motivazioni, perché non ha gli spazi piuttosto che, ma magari è brutto tempo, comunque apre la stagione prima della stagione balneare, e il ristorante, può un cliente venire o meno con il cane, per capirsi? E qua è un problema, perché se tu hai la spiaggia che li vieta, in teoria tu il bar o il ristorante, che comunque ha delle licenze autonome della spiaggia, ha detto no, se, ri, ri, lasciamo alla sensibilità o alla disponibilità del concessionario, che pur avendo una spiaggia vietata per gli animali d'affezione, li possa fare entrare nei ristoranti. Quindi un'apertura in questo senso, perché tutti quanti girano con i cani o animali d'affezione. Quindi questa è un'apertura secondo me interessante e intelligente. È stata votata. È stata votata una definizione molto più attenta ai titoli di salvataggio. La cosa che c'è stata un po' di confusione, io ho seguito le votazioni, e le votazioni sono state fatte non da parte anche alcuni membri della maggioranza e anche dell'opposizione, non con coscienza e coscienza, ma soltanto come partiti presi. Quindi hanno votato favorevole piuttosto che contro, così. C'è un aspetto legato al suscitato molto, come posso dire, clamore in maggioranza, quella questione legata a quanto devono pagare gli ambulanti in spiaggia. Questo è un po' di confusione. Nel regolamento proposto dall'ufficio del vice sindaco, visto che comunque chi fa l'ambulantato regolare deve versare un quanto per spese di gestione della spiaggia. E là è nato un putiferio, perché pagano troppo, pagano poco. Ma noi abbiamo sollecitato una regolamentazione in questo senso qua. Come fanno altri comuni, gli ambulanti pagano qualcosa ai comuni. Il nostro comune invece paga tutti i segretariati, li pagano tutti, e nella proposta fatta dall'amministrazione di 1.250 euro più i diritti di segreteria, hanno definito 500 euro, cioè 225 diritti di segreteria e
hanno fatto un grande favore ambulante, va benissimo, perché dicono stanno soffrendo, tutte queste robe qua, è vero, non soffrono solo loro, chiuso. Andrea, niente di più, permettimi una chicca, la polemica di questi giorni, no, di queste, di oggi, di queste ore, del Presidente del Consiglio, ora, tu sai che un carissimo amico, che è un nostro associato, che è Playa Punta Canna, quando è inneggiato il fascismo, poi pratiche archiviate, mi sembra Rai 3, mi sembra Telegiornale, il mondo intero, no, contro questa spiaggia, no, come è possibile, come puoi tu votare, non le dichiarazioni che fa il Presidente del Consiglio, ma come puoi votare Presidente del Consiglio una che ha fatto quelle dichiarazioni? Perché se è vero che la buona Presidente del Consiglio ha fatto le dichiarazioni prima che venisse votato Presidente del Consiglio, scusami, che giustificazioni hanno quelli che l'hanno votata? Questo è il problema. A parte inverse, Andrea, una dichiarazione del genere l'avesse fatto uno di destra, e tu sai che io rimango comunque di tutto un elettore di sinistra, al di là di tutto, cosa sarebbe successo? Quindi il grave non è le dichiarazioni che ha fatto, ma chi le ha viste prima che venisse votata e l'hanno votata per il Consiglio. Ma che Rai 3? Qua devi farmi le Iene, Andrea, e digli, questa amministrazione è quella che in campagna elettorale ti ha mostrato la Turati che devono valorizzarla, ad oggi, che sembra sia il 3 maggio, la Turati è così, ma nel frattempo eleggiamo una Presidente del Consiglio che fa queste dichiarazioni. Punto, Andrea, non ho altro da dire.